Queste attività sono assolutamente fondamentali per supportare i nostri ragazzi nel percorso di studio, perché l'attività appunto di istruzione all'interno dei nostri atenei, sempre di altissimo livello, può e deve essere affiancata da un rapporto più di tipo relazionale tra colleghi e ovviamente da stakeholder, cioè delle principali materie, per lo sviluppo di competenze che vanno al di là di ciò che si studia sui libri, ma che spesso fanno riferimento proprio a quelle motivazioni, a quelle passioni, a quei talenti che hanno i ragazzi. Vi ringrazio per essere qui questa sera, ringrazio ovviamente anche i nostri ospiti, perché ovviamente in un periodo, soprattutto come questo, non è mai scontato che possano realizzarsi attività di questo tipo, di questo livello, tra l'altro su argomenti, come dire, che ci stanno particolarmente a cuore, perché i cittadini poi abbiano la possibilità di utilizzare un servizio pubblico, pertanto gratuito, proprio di sviluppo culturale. Grazie a tutti e buon proseguimento. Sì? Ok. Buonasera a tutti. Allora, sapete perché siamo qui? Siamo qui per presentare questo libro di Amparo Fiucci, Raffaele Guadagno, La scomparsa di Adinolfi. Paolo Adinolfi era un giudice della Repubblica Italiana. Sappiamo che aveva una vita lineare, che era un magistrato dalla schiena dritta, come l'ha definito uno dei consiglieri del CSM, Sebastiano Ardita. Sappiamo che è scomparso una mattina di luglio del 1994, è uscito di casa e non è più tornato. In questo libro il giornalista Alvaro Fiucci e Raffaele Guadagno, l'investigatore di polizia giudiziaria, ricostruiscono tutte le tappe delle investigazioni, le tappe delle inchieste che sono state aperte e archiviate, ricostruiscono questi 27 anni di mistero. Adesso ne parleremo insieme, intanto vi presento i nostri ospiti, intanto Lorenzo Adinolfi, il figlio del giudice Paolo. In sala c'è anche la moglie che salutiamo. Gli autori, abbiamo detto, Alvaro Fiucci, Raffaele Guadagno e il consigliere del CSM Nino Di Matteo, grazie per essere intervenuto e per stare qui stasera. Allora, cominciamo subito chiedendo a Raffaele Guadagno perché avete sentito l'esigenza di scrivere questo libro, di dedicarvi a questa storia. Intanto grazie a tutti per essere qui. Prima di iniziare vorrei ringraziare in modo particolare il consigliere Di Matteo che in quanto abbiamo pensato di fare questo libro, dopo aver fatto un altro, abbiamo pensato che rileggendo le carte in questo caso era stato dimenticato da 27 anni. Quando con Alvaro abbiamo tentato di mettere a posto tutti i fatti che da mano a mano emergevano dai documenti, abbiamo pensato che era il caso di trovare a fare un libro e dedicarlo alla memoria di Paolo Adinolfi, un uomo dello Stato che lo Stato aveva dimenticato, un uomo che per lo Stato, per il lavoro che ha fatto, è stato ammazzato. Noi pensiamo questo. E lo Stato si è dimenticato di un suo servitore. Nessuno ne aveva mai parlato. Abbiamo portato all'attenzione perché speravamo e pensiamo che è una persona per bene come noi, un servitore dello Stato, non possa essere dimenticato da tutti. Nemmeno i suoi colleghi ne hanno ricordato. Nemmeno la memoria. E questa cosa si è fatto pensare tanto. Alvaro,
Noi abbiamo ricostruito un contesto che era rappresentato dal posto, dal luogo di lavoro di Paolo Adinolfi, la sezione fallimentare del Tribunale di Roma. Noi abbiamo raccolto, abbiamo ricercato testimonianze su quello che avveniva in quel tribunale prima della scomparsa di Adinolfi e poi abbiamo avuto modo di vedere per bocca di magistrati, peraltro indagati sempre dalla Procura della Repubblica di Perugia, che cosa era avvenuto in quella sezione del Tribunale dopo la scomparsa di Paolo Adinolfi, anche dopo. E viene fuori un quadro che prima e dopo sostanzialmente in quella sezione c'era un commercio di sentenze, di affidamenti, di fascicoli fallimentari, un commercio che arrivava presumibilmente fino ad un commercio di decisioni e di sentenze. Occhio che i fallimenti dei quali si è occupato Paolo Adinolfi erano fallimenti che coinvolgevano masse finanziarie enormi per quei tempi, parliamo di miliardi, di decine di miliardi, erano fallimenti importanti, fallimenti che per come erano strutturate quelle società che noi abbiamo ricostruito riguardando gli atti dell'inchiesta, erano società importanti con una caratteristica che avevano tutte a che fare o comunque erano riconducibili a personaggi della finanza, diciamo, non proprio pulita, a imprenditori non del tutto estranei a vicende giudiziarie precedenti, con collegamenti ad ambienti della criminalità organizzata, dalla banda della Magliana alle mafie italiane, e poi per, diciamo, ripercorrendo il filo rosso che lega queste società, ci imbattiamo in Enrico Nicoletti più volte. Enrico Nicoletti, conosciuto come il cassiere della banda della Magliana, ma ci ritroviamo anche a dover citare ambienti legati ai servizi segreti. Come è scomparso Paolo Adinolfi, per quello che noi abbiamo ricostruito, è stato, secondo noi, attratto in una sorta di tranello. Non siamo riusciti a capire perché il tranello sia riuscito, è stato poi sequestrato, ucciso e il cadavere fatto scomparire. Tutto questo per quello che Paolo Adinolfi aveva trovato, scoperto, reso pubblico o forse ancora da rendere pubblico nei suoi fascicoli alla sezione fallimentare. Ma non sappiamo che cosa avesse scoperto. Noi sappiamo che lui un giorno che era in vacanza a Spoleto con un amico e disse a questo amico: io se apro i miei cassetti, se tiro fuori quello che ho nei miei cassetti, al tribunale c'è il terremoto. E poi c'è quella telefonata che lui aveva fatto al magistrato milanese, un magistrato milanese che si era occupato dell'aspetto penale dell'attività di una compagnia assicuratrice che poi Paolo Adinolfi aveva trattato come situazione fallimentare. Oggi fa l'avvocato, aveva 16 anni quel giorno quando papà uscì di casa e non tornò. Questi 27 anni, come li avete vissuti in famiglia? Come li abbiamo vissuti? È stato un periodo della nostra vita molto complicato, perché ovviamente di fronte a un lutto elabori, comunque sia, puoi essere più o meno cattolico, però ti fai una ragione di quello che è successo. Qui hai avuto a che fare con il
nulla. Sono contentissimo della presenza, oltre che di tutti voi, in particolare del dottor Di Matteo, questa sera, perché per la prima volta dopo tanti anni ho il piacere di avere un collega di papà accanto che mi sostiene dal punto di vista personale, essendo qui, e già questo è un motivo per cercare di scavare, perché siamo qui per la memoria. Sicuramente il libro ricorda papà, lo ricorda bene, ha fatto una discussione degli atti di indagine, nonostante Raffaele non l'abbia conosciuto, e anche a Varo devo dire che hanno ricostruito perfettamente qual era lo spirito, l'animo di papà, grazie alle carte e grazie all'inchiesta. Però oltre alla componente di memoria c'è anche un profilo di indagine che è importante non dimenticare. Sono passati 27 anni, probabilmente questo è un momento fondamentale per cercare di raccogliere le idee, il libro lo fa certamente, e soprattutto per stimolare quelle persone che sanno qualcosa della sua scomparsa e non hanno parlato. Parliamo di un magistrato della Repubblica che scompare a Roma un sabato mattina di luglio molto caldo e che non viene più trovato, se non ricordiamo appunto quel vaglia di 500.000 lire di cui non abbiamo mai capito, non siamo mai riusciti a interpretare il vero messaggio che c'era dietro, e quelle chiavi di casa che sono state trovate il lunedì successivo nella buca delle lettere di casa di mia nonna. Perché l'aspetto di indagine tengo così particolarmente all'indagine? Perché è vero, come ha recentemente dichiarato un collega del dottor Di Matteo, che in Italia si pensa che le indagini siano sempre risolutive di tutto, che possano risolvere qualsiasi problema. Io penso che quando in questa storia sono state fatte delle indagini, tutte le indagini hanno portato a qualcosa. Pensate che Enrico Nicoletti, quando seppe degli scavi condotti nella casa del Gels in via riservatissima dal dottor Cannevale, si trovò davanti il dottor Cannevale in un'altra indagine che non c'entrava assolutamente nulla, e si permise quasi di sfidare il dottor Cannevale dicendo: ho saputo che andrò a vedere la mia casa, le è piaciuta la mia casa. Ecco, io mi aspetto che lo Stato sia al nostro fianco, perché per riprendere anche quello che vi stava raccontando Alvaro, papà, nonostante avesse lasciato la sezione fallimentare negli anni 90, continuava a seguire da privato cittadino le vicende, dai giornali, si continuava a informare di queste cose, se voleva fare parte attiva. E quando chiamò il consigliere Nocerino a Milano, lo chiamò proprio per dirgli: guarda, ti voglio venire a trovare, perché sapeva che stava seguendo un'inchiesta penale. E continuava comunque a ritagliare, a parlare con mamma, a raccontare. Ecco, a me piacerebbe che questo desiderio di verità e giustizia che papà ha continuato a perseguire fino al giorno della sua scomparsa non fosse dimenticato da nessuno, e che quindi sicuramente i criminali che sono dietro la sua scomparsa, perché come diceva mia sorella, le ballerine brasiliane le hanno cercate, siamo andati in giro per tutti i conventi d'Italia, le abbiamo provate tutte, e la richiesta d'archiviazione, nonostante non sia un provvedimento definitivo, l'ultima richiesta d'archiviazione rema solo in una direzione, quella di cercare all'interno del suo lavoro. Il problema è che sono 25 anni di lavoro, e quindi la carta a fuoco è tantissima. Voi volete la riapertura delle indagini, è quello che chiedete? Ma la riapertura delle indagini, ovviamente in assenza di elementi, da avvocato formalmente oggi non la posso richiedere, se no l'avrei già chiesta. Però, come accennavo poco fa, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica è fondamentale, perché le dichiarazioni di Francesco Rimmo del 96, sentito assolutamente attendibile per delle inchieste sul traffico di armi, sono nate proprio così, sono nate con un passaparola, sono nate guardando dai giornali, poi appunto sono state condotte delle indagini su queste dichiarazioni. Ma io sono anni che insieme con la mia famiglia cerco di arrivare alla verità. A noi basta sapere un luogo dove piangerlo,
innanzitutto. E quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che in questi anni, anche deliberatamente, anche superficialmente, sono intervenuti sparando notizie e informazioni e senza darci la possibilità di arrivare a poter portare un fiore o a piangere in un posto. Io e la mia famiglia siamo disposti a tutto per arrivare alla verità e non molleremo di un centimetro fino a quando non arriveremo ad arrivare alla verità. Certo, oggettivamente dopo 27 anni vedo che ogni anno è sempre più complicato.
Quindi io vi sono grato per avermi consentito di approfondire un tema che deve essere approfondito. E voglio dirvi questo, che da tutta la lettura degli atti che ho potuto fare queste ultime settimane, mi sembra che i dubbi dei quali riferisce nella sua introduzione il giornalista Giovanni Bianconi siano in parte risolti. Il primo dubbio che ha reggiato per anni: non si è trattato di un allontanamento volontario, non ci sono i presupposti, non ci sono le condizioni, non c'è il contesto che possa giustificare un allontanamento volontario. Il secondo dubbio è che collegato alla risoluzione del primo è che evidentemente il giudice Minolfi è stato sequestrato, probabilmente, molto probabilmente ucciso. Il terzo dubbio, che è quello legato al movente, secondo me ci porta su una strada molto dritta e molto lineare. È stato ucciso per il suo lavoro, è stato ucciso forse più che per vendetta, allo scopo di prevenire quello che il giudice Minolfi, non più appartenente alla sezione fallimentare, avrebbe potuto e mi pare anche voluto rappresentare anche a colleghi diversi da quelli che lavoravano al tribunale o alla procura di Roma, tanto che aveva preso contatti con un magistrato della procura di Milano. E allora, se questi dubbi sono risolti, io credo che lo Stato, in tutte le sue componenti, debba assumersi il dovere, prima ancora che istituzionale e giuridico, dovere morale, di non lesinare sforzi per cercare di arrivare anche ad una verità processuale. Poi io non so, vorrei dire anche altre cose, non so se devi fare un'altra domanda oppure posso parlare di diciamo. Parlare anche perché il fatto mi sta insegnando a quello che è interessantissimo e quindi la vogliamo ascoltare. Guardi, allora io volevo fare soltanto alcune altre considerazioni. Microfono. Volevo fare anche alcune altre considerazioni. Intanto la magistratura non deve mai avere paura della verità e quindi non deve nascondere nemmeno la verità apparentemente sconde per la magistratura. Ma quello che ho notato, leggendo il libro e leggendo anche le testimonianze che voi avete raccolto con tanto impegno e passione, è che il dottor Adinolfi, anche quando lavorava alla sezione fallimentare di Roma, era sostanzialmente un magistrato isolato. Come tante volte avviene nel caso in cui in determinati contesti di uffici giudiziari, purtroppo in qualche modo inquinati, un componente di quell'ufficio giudiziario non solo si lascia inquinare, ma capisce e vuole andare contro qualsiasi tipo di deviazione. A me hanno fatto anche particolare impressione alcune testimonianze che poi riportate, in cui si dice che anche alcuni magistrati, subito dopo la scomparsa, parlavano del dottor Adinolfi come un collega che comunque aveva un brutto carattere. E quindi come a volere in qualche modo ipotizzare che questi fatti, cioè che la scomparsa potesse essere collegata a un motivo caratteriale o a delle vicende di natura personale.
mi ha ricordato anche questa vicenda, seppure così apparentemente diversa, quello che è accaduto tante altre volte prima dell'uccisione di un magistrato, cioè il suo isolamento e la sua delegittimazione anche all'interno delle istituzioni. Adesso tutti fanno a gara per onorare, io dico meglio, fingere di onorare la memoria di Falcone Borsellino, ma vi assicuro, essendomi a lungo occupato anche di quelle indagini, di quei processi, avendo vissuto sempre più o meno l'ambiente giudiziario di Palermo, all'epoca ero soltanto un giovane magistrato, però quando scoppiarono le bombe Capace di dire meglio, io ero lì a Palermo a fare il tirocinio alla Procura di Palermo. E vi assicuro che anche quelli che adesso fingono di onorarlo, Giovanni Falcone in particolare, ne erano fieri nemici. Erano coloro i quali dicevano che aveva un brutto carattere, erano coloro i quali dicevano che era un giudice politicizzato, che era un giudice protagonista, un giudice in cerca di fama. Erano gli stessi che arrivarono a dire più o meno esplicitamente che quando si verificò il fallito attentato dell'Antaura nel giugno del 1989, in realtà era stata una messa in scena organizzata da lo stesso Giovanni Falcone. Non voglio deragliare rispetto a quel fatto sul quale ci dobbiamo concentrare, però lo voglio contestualizzare nel tempo, come anche voi avete fatto, credo. Quelli sono anni in cui accade di tutto, non sono anni in cui, diciamo, si può diciamo, classificare quello che è accaduto come una, tra virgolette, normale evoluzione di fenomeni criminali. Accade di tutto. Tra il 92 e il 94, che ci metto anche il 94, perché qui la bomba che avrebbe dovuto uccidere probabilmente centinaia di carabinieri in servizio allo Stadio Olimpico di Roma era stata programmata per l'esplosione per il 23 gennaio del 94. È accaduto di tutto. 7 stragi. È accaduto. E questo mi ha colpito rispetto al contesto che voi delineate delle indagini del dottore Di Monfi. È accaduto che se voi andate a vedere le pagine di quei processi, l'odore, il cattivo odore, delle commistioni improprie tra la criminalità organizzata, bande criminali come quelle e apparati dello Stato, è un odore forte, intenso, acre. Quando io leggo che il dottore Adinolfi si era imbattuto in certe vicende fallimentari in cui sembrava che il tentativo, spesso anche riuscito, di pilotare i fallimenti fosse fatto nell'interesse di società di fatto riconoscibili in parte alle mafie, in parte alla banda della Magliana, in parte ad esponenti dei servizi di sicurezza, mi sembra di rivivere delle condizioni e delle situazioni che in quel periodo erano molto frequenti. Dire un'altra cosa, esprimere un concetto che mi viene veramente spontaneo riaffermare, e qua mi rivolgo agli autori e anche a lei, dottoressa, che è un giornalista. Guardate che questi approfondimenti sono importanti. Spesso dalle inchieste giornalistiche possono anche derivare spunti di riflessione per gli inquirenti. Guardate che
il buon giornalismo d'inchiesta, lo sapete meglio di me, è garanzia di libertà, è stimolo per le istituzioni pubbliche. Diventate davvero il cane da guardia, come si dice, della democrazia. Quando volete e siete in grado di fare questo. E ecco perché a me preoccupano tante riforme che poi si partono da un presupposto giusto ma scontato, quale quello dell'obbligo di rispettare la presunzione di innocenza degli imputati fino alla condanna definitiva, ma poi sostanzialmente in qualche modo si rivelano anche, si trasformano in un bavaglio nei confronti di magistrati, investigatori e quindi in una limitazione di conoscenza da parte dell'opinione pubblica. Ecco, io mi chiedo come questo paese abbia digerito, e io per primo, nonostante sia appassionato di queste cose, non studiavo soltanto il fascismo, tutto quello che riguardava queste vicende, come abbia digerito la sostanziale, dopo la scomparsa del giudice Di Nolfi, la scomparsa della questione dell'omicidio del giudice Di Nolfi. Cioè, è stato liberato questo fatto. E oggi, quando il mio collega Sebastiano Ardita mi ha proposto di partecipare, io ho accettato con grande entusiasmo, perché da una parte sento, non l'ho concordata con nessuno questa frase, una frase mia, ma io da magistrato sento il bisogno di chiedere scusa a intanto la famiglia di Nolfi per la scarsa considerazione che la magistratura nel suo complesso, soprattutto nei suoi organismi rappresentativi, ha mostrato in questi anni. Però sento anche il bisogno di nuovo collocato a lei, ai suoi familiari, di incoraggiarmi, perché non tutto è perduto. Innanzitutto perché la ricostruzione dei fatti rende, e la diffusione della ricostruzione dei fatti rende meritato onore alla memoria di suo padre, alla memoria di un magistrato con la schiena dritta, e poi perché comunque dalla memoria può essere sempre stimolata la ricerca della verità. La memoria non può essere sterile esercizio retorico, la memoria deve essere conoscenza dei fatti, e la conoscenza dei fatti può senz'altro sviluppare un approfondimento degli stessi anche in sede investigativa e processuale. Quindi questo è quello che mi viene spontaneo riferirvi, rappresentarvi, perché e diciamo la mia emozione nell'avere aderito a questo invito. Grazie. Mi ha risposto a diverse domande che io volevo fare, che mi pare che già risposto. Io le voglio chiedere adesso soltanto il Consiglio Superiore della Magistratura che cosa può fare, almeno per ricordare la figura, nell'immediato, nel concreto, nel medio termine, nel breve o medio termine. Guardi, le ripeto, io parlo a nome mio, io sono un componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Io per esempio ho un grande rammarico per la mia, tra virgolette, scarsa conoscenza dei fatti. Recentemente in uno scritto che ho pubblicato ho ricordato con
nome e cognome ciascuno dei 28 magistrati uccisi. E purtroppo, se l'avessi scritto oggi, avrei inserito anche certamente il nominativo di Paolo Di Nolfi. Io penso che la prima cosa che si deve fare su questo, naturalmente basta l'iniziativa di uno o due consiglieri, è quella di ricordarlo in una seduta pubblica, ma ricordarlo magari in occasione poco prima dell'anniversario della sua scomparsa, ma ricordarlo non significa soltanto citare il fatto che il dottor Paolo Di Nolfi scomparsa nel nulla il 2 luglio 1994, ma significa anche ricordare di che cosa si era occupato, di quali contesti voleva forse riferire. Quindi questo è il minimo. Dall'altra parte, voi sapete tutti che il Consiglio Superiore della Magistratura non ha poteri, non esercita direttamente poteri giudiziari, ma nel momento in cui potesse essere da stimolo per autorità giudiziarie che invece hanno la competenza, il Consiglio Superiore della Magistratura stavolta ci sarà, a costo veramente di assumere delle posizioni forti. E quindi non è un libro che rimarrà soltanto come una testimonianza. Io auspico che sia un libro che racconta dei fatti che sono stati accertati da varie inchieste di Perugia, dai quali ripartire. Basta che qualcuno che sa qualcosa, e sicuramente ci sarà, soprattutto all'interno degli ambienti giudiziari dell'epoca, trovi il coraggio, la dignità, forse più che il coraggio, di andare a riferire quello che sa. E poi probabilmente a questo qualcuno potranno seguire altri. Però la cosa che bisogna volere, bisogna cercare. E anche i libri servono a far capire che non c'è rassegnazione. Così come certe volte anche da un libro si può riaprire un'indagine, e già il far sapere che l'indagine c'è può essere da stimolo nei confronti di chi sa e che finora ha tacito. Grazie.